Cimorelli, Valle Camonica. Il trionfatore della gara lombarda è Fabrizio Fassitelli, ma il dominatore è stato certamente Gianmario Mazzoli, che si è aggiudicato le prime 6 prove speciali e che proprio sulla prova di casa è incappato in un cedimento meccanico ed è stato costretto al ritiro. Fassitelli a quel punto è bastato amministrare il vantaggio nei confronti di Moro, imponendosi comunque sulla 7ª e 8ª prova. Anche in gruppo N ritiri eccellenti, quali quello di Agostoni per rottura della frizione sul secondo impegno cronometrato e quello di Grazioli fino al momento dello stop, dominatore della serie di produzione. Alla fine il successo di gruppo N va a Domenicali su Lancia Delta integrale, davanti a Branchi e Paroli. Detto del successo di Fassitelli e del secondo posto di Moro, il gradino più basso in classifica finale è per Locatelli, davanti a Redolfi su Toyota Celica e Cremonesi su Mercedes 190.